Amici, bentornati sul mio canale. Lo sapevate che si possono personalizzare i nastri per i pacchi? Ebbene sì, oggi li andremo a personalizzare con i demo vinili della Biflex. Personalizzeremo i nastri in organza, i nastri in raso, ma anche i nastri in velluto. Ho deciso di personalizzarli in tutti e tre per farvi vedere poi la differenza. Per la personalizzazione andrò a utilizzare i termovinili della Biflex, che poi qui sotto vi lascerò dove poterli acquistare e il mio codice sconto. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare il termovinile della serie Vanish Oro, poi utilizzeremo tre diversi nastri, questo che è in raso, questo che è in organza e quest'altro invece che è in velluto, così vi faccio vedere la differenza del termovinile applicato sui tre diversi nastri. Andiamo a applicare il nostro termovinile sul tappetino. Dobbiamo mettere la parte del liner, ovvero la parte lucida, sul tappetino, mentre la parte opaca va rivolta verso di noi perché comunque va tagliato in modo specchiato. Quindi adesso lo applichiamo per bene sul tappetino e poi passiamo al taglio. Adesso che ho tagliato il mio termovinile, vado a separare quindi tutte le parti che ho appunto tagliato e poi spellicolo. Vado a spellicolare utilizzando lo spellicolino, questo della Biflex. Per spellicolare è facilissimo, basta puntare la punta dello spellicolino verso l'esterno. Se non avete uno spellicolino potete anche utilizzare un ago, uno spillo, va benissimo lo stesso. L'importante è inserire la punta nel termovinile e poi girare. In questo modo andremo a separare il termovinile dal liner. Poi tiriamo. Adesso andiamo a ripulire tutte le parti interne. Ed ecco qui il risultato. Adesso ripeto la stessa operazione anche su tutti gli altri pezzi. Adesso che abbiamo spelliculato tutti i nostri pezzi, andiamo a vedere la scheda tecnica e poi l'applicazione. Serie Vanish troviamo scritto per il ferro da stiro che va messo a una massima temperatura, ovvero 3 pallini per 10 secondi e una pressione alta. Il liner va rimosso invece a caldo. Per la pressa ci dice che va posizionata a una temperatura di 145 gradi per 10 secondi, una pressione media, e il liner va sempre rimosso a caldo. Poi sotto troviamo scritto invece per il lavaggio che va lavato a 40 gradi, non può essere messo in asciugatrice, non può essere lavato a secco. Io andrò a utilizzare il tappetino, questo della Biflex, per evitare di rovinare la parte sottostante, quindi il mio tavolo. Non utilizzo la parte dove c'è la scritta, ma sull'altro lato. Questo perché? Perché questo lato è stato realizzato apposta per far sì che il calore venga distribuito in modo uniforme su tutta la superficie. Poi vado a utilizzare la mini pressa della Biflex. La
posiziono alla prima tacca, perché come diceva la scheda tecnica, bisogna impostarlo a 145 gradi. Prendo il primo nastro. Questo ha un'altezza di 2 centimetri e mezzo, quindi per questo la scritta l'ho realizzata di 2 centimetri. La posiziono, lascio un pezzo per eventualmente se devo ritagliare e sistemarlo. Quindi posiziono il mio termovinile e adesso passo la mia pressa per il tempo indicato sulla scheda tecnica. Per quanto riguarda il raso, guardate che bello l'effetto, io lo trovo favoloso. Adesso dall'altra parte, sempre nella stessa direzione, da quest'altra parte invece inserisco il nome di chi deve ricevere il regalo. Come prima lo posiziono, ok, e passo la mia pressa. Ed eccolo qui il risultato. Adesso invece vediamo per quanto riguarda l'organza. L'organza che andrò a utilizzare io è alta 2 centimetri, quindi la mia scritta è di 1,5 cm. Ed eccola qui, guardatela. È bellissima anche con l'organza. Adesso dall'altra parte inserirò il nome di chi invece deve ricevere questo regalo. Ecco qua. Guardatela. Volendo possiamo inserire anche altre piccole cosine, tipo, non so, un alberello di Natale. Che in questo caso, il nome essendo piccolino, possiamo anche inserirci altre cosine vicino. Guardate che bello che è. Adesso andiamo a vedere invece l'effetto sul velluto. Quindi prendo il mio nastro di velluto. Prendo la mia scritta. Allora, il nastro è alto 2 centimetri e la scritta 1,5 cm. Guardate il risultato, è bellissimo anche sul velluto. Adesso inseriamo il nome di chi deve ricevere appunto questo dono. Ed eccolo qua. Possiamo anche in questo caso inserirci qualche piccolo decoro. Guardate che meraviglia. Io questo blu lo trovo veramente fantastico. Poi abbiamo questo in organza. E abbiamo quest'altro invece in raso. Sono uno più bello dell'altro. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito. Io li adoro tutti e tre perché proprio questo termovinile che dà questa bellissima brillantezza li rende ancora più unici e speciali. Se anche a voi piacciono questi termovinili e quindi vi piacciono queste personalizzazioni, qui sotto troverete tutti i riferimenti per l'acquisto dei termovinili della Biflex e anche il mio codice sconto, così da acquistarli a un prezzo più vantaggioso. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividete, 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 così che il canale può crescere. Se avete dubbi o domande, scrivetemi così che io vi posso rispondere. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale, iscrivetevi e accendete la campanellina, così che vi arriveranno le notifiche per i prossimi tutorial. E se ancora non vi siete iscritti neanche su tutti gli altri miei social, iscrivetevi, così che potete vedere anche lì tantissime cose che pubblico. Io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici! A presto!